A posto. Allora, riprendiamo da dove avevamo finito. Abbiamo detto che nell'agenda rifiuti zero ci deve essere, first and foremost, anche e soprattutto la raccolta differenziata domiciliare, in particolare con l'introduzione della raccolta differenziata delle frazioni compostabili. Perché vedete, non c'è la possibilità di andare oltre il 50% di raccolta differenziata se non si fanno sistemi di raccolta differenziata intensiva, quindi porta a porta, con l'inclusione anche dello scarto organico. Da questo punto di vista l'Italia ha sviluppato dei modelli originali, propri, che poi sono stati esportati in altri paesi. Vi ho già citato il caso del Regno Unito. Il Regno Unito è un caso intrigante perché loro facevano la raccolta dell'organico secondo il modello centroeuropeo. Avevano tutta una serie di inconvenienti, sia operativi che economici. Sono venuti in Italia, hanno visto i nostri sistemi, gli sono piaciuti, hanno acquisito la nostra expertise, la nostra competenza tecnica, abbiamo fatto le linee guida operative e adesso in Inghilterra si sta diffondendo il modello nazionale, che è basato sull'uso del secchiellino domestico sotto lavello, i sacchetti biodegradabili o i sacchetti di carta che hanno la stessa funzione, sono analogamente compostabili, e la raccolta separata dello scarto di cucina e lo scarto di giardino, a differenza di quello che fanno in Germania e in Olanda, raccolgono congiuntamente scarto di cucina e scarto di giardino con tutta una serie di problemi operativi. Ma di questo potrei parlare per ore, è il mio mestiere questo, vero? Non penso che sia questo il livello di dettaglio di questo corso. Però chi di voi sta già facendo la raccolta dell'umido nel proprio comune? La state facendo? I secchiellini che vi hanno dato sono forati o non forati? Il sottolavello è forato. Ma sapete? Sì, no, ci arriviamo, stiamo lavorando per voi, tranquilli. Il tempo che perdete non è tempo perso. Fatto sta che il fatto del secchiellino forato fummo proprio noi i primi a testarlo e proporlo. Perché ci accorgemmo che, grazie alla traspirabilità delle bioplastiche, nel tempo medio che intercorre tra un ciclo di raccolta e il successivo, c'è un'evaporazione media del 20% in peso dell'umido che è contenuto all'interno del secchiello. E vi rendete conto che questo è un vantaggio per la famiglia, perché avrà meno fanghiglia all'interno del sacchetto. È un vantaggio per il comune, perché ha un 20% in meno di peso da conferire all'impianto di compostaggio. All'impianto di compostaggio, ahimè, non ci pagano l'organico. Dobbiamo pagare noi, anche se la tariffa di conferimento in un sistema fisiologico dovrebbe essere inferiore rispetto al costo di smaltimento. Però è un costo comunque, e quindi meno vado a conferire, più risparmio. Ma è un vantaggio anche per l'impianto di compostaggio, perché con la stessa capacità autorizzata può servire più comuni, e poi con lo stesso tonnellaggio tratta più sostanza organica da trasformare in compost, in prodotto finale, e meno acqua, che in termini di processo per gli impianti di compostaggio è sempre un problema. Cioè, il problema, la criticità tipica degli impianti di compostaggio è l'eccesso di umidità delle miscele di partenza. Quindi è una cosa da premi Nobel dell'ingegneria ambientale, questa cosa qua, e lo dico con orgoglio. Adesso si sta diffondendo in tutta Europa questa strategia. Di sicuro in Catalogna, nel Regno Unito, in Bulgaria stiamo lavorando adesso. E Milano ha anche quest'altra singolarità. Milano dal 2014... cioè l'Italia, scusate, questa singolarità. L'Italia dal 2014 ospita il circuito formale di raccolta dell'organico più largo al mondo, che è la città di Milano. Ha superato la città di San Francisco, che è 850.000 abitanti, lo si fa dappertutto, 100% della popolazione, lì sono le case popolari, 20% di popolazione extracomunitaria, si sono fatte le istruzioni in 9 lingue diverse. Poi c'erano i tamil che si sono incazzati un po', no? Perché dicono, ma l'avete fatto in indiano e non in tamil, e se le sono fatte loro, no? Si sono tradotte le istruzioni. E questo è bellissimo, no? Dà anche lo spirito di comunità questa cosa. E, insomma, fino a un po' di tempo fa venivano a Milano solo per vedere l'ultima cena. Adesso vengono a vedere la raccolta differenziata, tanto che qualcuno ha proposto di disegnare anche il secchiellino per la raccolta dell'umido sotto il tavolo dell'ultima cena, più o meno dove sta San Giovanni, e lo dovremmo mettere lì, il secchiellino della raccolta dell'umido. Va bene, insomma, l'uso dei sacchetti biodegradabili è la cosa che consente la massimizzazione della partecipazione, perché provate a immaginare in un contesto cittadino, ecco, l'inversione dei flussi. Noi fino a 20 anni fa andavamo in Germania, che Dio benedica la Germania dal punto di vista delle politiche ambientali, perché per 20 anni è stata un po' la nostra situazione di riferimento.
In Germania, dal 1 gennaio di quest'anno, è obbligatoria dappertutto la raccolta differenziata dell'organico. Fino ad adesso non era obbligatoria, anche se era considerata come l'opzione preferibile per la gestione dello scarto organico. E chiaramente il loro problema è che, siccome fino ad adesso era circa il 60% della popolazione tedesca che faceva la raccolta dell'organico, soprattutto nei comuni di piccola e media dimensione e negli outskirts, cioè nelle periferie a bassa densità abitativa, ma non nei centri cittadini, e loro hanno detto, porco cane, adesso dovremmo farlo anche in centro città, hanno sentito parlare di Milano. Hanno cominciato a venire a Milano a vedere, anche a mangiare bene, perché si mangia meglio in Italia che dalle loro parti, mica ci sono tedeschi. Vabbè, però insomma è abbastanza noto, non lo diciamo noi, lo dicono loro, ma vengono anche e soprattutto a visitare la raccolta differenziata. Questo aumenta la partecipazione e guardate che è importantissimo, non solamente in termini quantitativi, ma anche in termini operativi, perché se io massimizzo la cattura dell'organico, cioè la quantità di organico che viene separata, vuol dire avere una percentuale più bassa possibile di materiale puteolente e sporco all'interno del rifiuto residuo e quindi posso ridurre drasticamente le frequenze di raccolta del rifiuto residuo, il che determina un ulteriore effetto di spinta anche sulla raccolta differenziata di carta, vetro, plastica, metalli e tutto il resto. Cioè vi rendete conto dell'effetto catena che questa cosa va a determinare? Questa è la mia amica Haley Rogers, lei è il supervisore della raccolta differenziata, del programma pilota di raccolta differenziata a New York. E anche loro hanno chiamato noi italiani a dire dateci una mano a migliorare il sistema. Sono venuti a giugno a Milano a vedere il sistema, a settembre siamo andati a trovarli noi, voi sapete lì c'è Bill de Blasio. Lui avrebbe un cognome tedesco, a dire la verità, poi ha deciso di prendere quello della madre perché era orgoglioso dei suoi quarti di italianità. Lui è di Matera lui, De Blasio, è stato qua l'ultima estate, ma è un tipo ustiato, perché poi sulla via del ritorno si è fermato a Pescara. Lui ha prenotato l'albergo tramite internet, ha fatto quei servizi lì, booking.com, quelle cose lì. Solo che quando il direttore dell'albergo ha visto Bill De Blasio, professione sindaco di New York, ha dovuto avvisare la questura, no? Per problemi di sicurezza, e quando guardate c'è il sindaco di New York... Si è sparsa la voce a Pescara, il giorno dopo c'era tutta la fanfara col sindaco, la fece tricolare, e Bill de Blasio è uscito con i pantaloncini e gli zoccoletti, no, è stato contento, ha stretto la mano, c'era tutta la banda, lui ha detto, beh, io vado in spiaggia, venite dietro, quindi lui che andava in spiaggia e tutti dietro con la banda, zoom papà, una cosa bellissima. Va bene, a New York hanno già 200.000 abitanti che fanno la raccolta dell'umido, soprattutto a Brooklyn, quindi zona più bassa densità abitativa. Le case che loro chiamano brownstones sono quelle tipiche dei telefilm americani a schiera con i mattoni a vista, quindi hanno spazio, però dicono no, noi vogliamo cominciare a farla anche a Manhattan. Manhattan. E allora Milano, come stanno facendo a Milano? Vediamo, venite, ragioniamo insieme e così via. Però c'è una cosa bellissima e noi abbiamo anche la canzone già pronta per sta cosa, Liza Minnelli. If I can make it here, I'd make it anywhere. Se lo posso fare qua, lo potrò fare dappertutto. Cioè, vi rendete conto dell'importanza che anche New York si sta muovendo in questa direzione? Noi, riuscendo a... Lei, il superintendent, sì, è quella che sorveglia, controlla, monitora, rileva le criticità, le riporta all'assessore che abbiamo conosciuto, assessore nonché vice sindaco, la signora Garcia, è la persona responsabile dell'ottimizzazione del sistema di raccolta dell'organico. Tra l'altro quando ci siamo svegliati alle 4 di mattina, perché lì alle 5 comincia la raccolta, ovviamente essendoci problemi di intasamento traffico, seguendo i mezzi di raccolta, c'era un raccoglitore che mi spiegava, no? Lui pensava, non sapeva chi fossimo noi e da dove venissimo. E mi spiegava, vedi, questo è buono perché usano i sacchetti biodegradabili, questo non è buono. E ho detto, ma interessante, mi spieghi. Poi ho scoperto che era uno di Bari, emigrato lì, che era un operatore ecologico di Bari. Ha detto, italiano, Bari, bene, bravo. Ok, andiamo avanti. Oh, io qua vorrei fare però una piccola digressione, proprio per la centralità della raccolta differenziata, perché vi rendete conto che nel percorso rifiuti zero,
Sostanzialmente, se io faccio un buon sistema di raccolta differenziata, tipicamente arrivo a risolvere i tre quarti del problema, il 75%, no? In comuni di dimensione media e così via. Allora, dov'è qua? E allora, secondo me, vale la pena che dedichiamo una piccola digressione sui tanti perché del porta a porta, quelle che sono le obiezioni più frequentemente rilevate e quelle che sono le controdeduzioni e le obiezioni. Perché noi usciamo di qua ancora più consapevoli, ancora più arricchiti di strumenti concettuali per andare a convincere le nostre controparti istituzionali. Magari non quelle del vostro comune se già fanno la raccolta differenziata, ma quelli del comune accanto. Oppure convincere il vostro comune se già fa la raccolta differenziata a ottimizzarlo ulteriormente, a investire, perché vale la pena e conviene investire in quella direzione. Dunque, tanto per cominciare, avete capito che a me piacciono queste carrellate storiche, no? I tanti dubbi, noi ci siamo trovati di lustro in lustro, di 5 anni in 5 anni, ad affrontare le varie critiche che ci venivano poste. Primo, la raccolta domiciliare in Italia non funzionerà mai. No, non saremo mai come i tedeschi. Non abbiamo voluto fare come i tedeschi, abbiamo adottato un nostro modello e ha dimostrato che funziona. 1995 erano partiti i primi sistemi, dimostravano che funzionava. Però quanto costa, ragazzi? Allora, nel 1996, Legambiente, sapete che c'è il premio Comuni Ricicloni, che adesso noi, come Rete Nazionale Rifiuti Zero, abbiamo accompagnato lanciando un altro premio, che è quello sulla minimizzazione del rifiuto residuo, i chilogrammi abitante anno, e ci torneremo su questo tema perché è importante nell'ottica Rifiuti Zero. Ma nell'edizione 1996 del premio Comuni Ricicloni, Legambiente, giustamente, dà titolo guida al convegno. Raccolta differenziata, due punti, ma quanto mi costi? E noi portammo le evidenze del fatto che non era vero che il porta a porta costava di più. E fra poco vi dimostrerò il perché. 2000, però al nord funziona, ma al sud, ragazzi. E poi Rofrano, il primo comune a introdurre, in realtà il primo comune al centro-sud è stato un comune accanto a Massafra, Palagianello, io mi ricordo, erano soli nello spazio, sentimmo questa voce dallo spazio profondo e subito dissi ai miei colleghi: ragazzi, c'è Palagianello. E infatti io comandai un mio collega che venne qua a dare un aiuto, lì è implosa la situazione perché mancavano gli impianti di compostaggio sostanzialmente, cioè non c'era quell'infrastrutturazione, non era pronto il contesto generale, diciamo. Però va dato merito a questa cosa. Poi la prima cosa che si consolidò fu invece Vairano Patenora. Avete presente il quadro, no? Garibaldi che incontra Teano, il re Vittorio Emanuele, qua si fa l'Italia, bla bla bla, ecco il re d'Italia. In realtà non era Teano, era il territorio di Vairano Patenora ed è bellissimo sottolineare queste cose perché Vairano Patenora dimostrò che anche in questa cosa il paese poteva rimanere unito e ancorato comunemente un obiettivo virtuoso, quello della raccolta differenziata. Poi nel 2005, però non funziona nelle grandi città. E noi, cominciando, no? Torino, seconda metà degli anni 2000, progressivamente l'ha esteso al 50% della popolazione, poi si è fermato al 50%, perché c'è stato il programma per fare l'inceneritore da 430.000 tonnellate a Torino, eh? Queste cose vanno dette, sì. Torino aveva la potenzialità per diventare la prima città di 1 milione di abitanti che faceva la raccolta domiciliare su tutto il territorio comunale, incluso l'umido, perché Milano l'ha sempre fatta domiciliare ma non aveva l'umido. Ha introdotto l'umido estendendo il programma, l'estensione è finita a giugno del 2014. Salerno, Milano, adesso, insomma, abbiamo una casistica che dimostra che anche l'ultimo tabù è stato abbattuto. Io però sono pronto, no, ad aspettare il prossimo tabù. Intanto hanno saltato quello del 2010, vedete, di 5 anni in 5 anni, ma si sono. Il 2010 erano distratti, chissà da che cosa, non lo so. Però prima o poi tireranno fuori qualcos'altro. Ora, la questione dei costi. Questa è una ricerca che addirittura riporta ancora i dati in lire per abitante anno, quando tutti eravamo milionari. Che nostalgia, eh? Erano vari capoluoghi di provincia di dimensione medio-grande del nord. E ci eravamo accorti di una cosa, prendendo due situazioni estreme e mettendole a paragone. Monza e Brescia,
rispettivamente terza e seconda città più grande della Lombardia. Monza 128.000 abitanti, Brescia sono 180.000 abitanti. A Monza porta a porta, a Brescia raccolta stradale. Cassonetizzazione, c'è l'inceneritore, a loro interessa avere tanto rifiuto, il cassonetto è sempre pronto a mangiarsi il rifiuto, in più c'è la OMB, Officine Metallurgiche Bresciane, che produce cassonetti a tutto spiano, e quindi il loro sistema prevede il cassonetto. Ma io questa presentazione l'ho preparata proprio a partire da una serata che abbiamo fatto a novembre a Brescia, perché a Brescia si è costituito una rete civica per la raccolta differenziata porta a porta, perché i cittadini hanno detto, ma come? Ma la stanno facendo in tutto il mondo, e non è vero, continuate a dire che la gente non è contenta, che costa di più e quant'altro, e tutto quello che leggiamo in giro è che invece le indagini di soddisfazione dell'utenza dicono che sono contenti, le indagini economiche dicono che risparmiano, eccetera, 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 vogliamo anche noi porta a porta a Brescia. Però all'epoca, e ancora tutt'oggi, cassonetto stradale. Allora, vediamo un attimo i risultati. A Monza c'era già allora un 51% di raccolta differenziata, poi è andato aumentando. A Brescia c'era un 28% circa, Brescia è rimasto attorno al 35% adesso di raccolta differenziata. Però la cosa più importante è la produzione specifica di rifiuto. Già all'epoca a Brescia c'erano 650 kg abitante anno. Ad oggi sono ampiamente al di sopra dei 700 kg abitante anno. Mentre a Monza, in un contesto socio-economico del tutto analogo, 460 kg. Cioè, sostanzialmente, a Monza, anche senza raccolta differenziata, mandavano a smaltimento meno rifiuto che a Brescia con la raccolta differenziata. Poi però a Monza ci facevano il 50% di raccolta differenziata. Ma la cosa interessante sono i costi. A Monza 80.000 lire abitante anno, 40 euro. A Brescia 95.000 lire, 47 euro. Poi però succedeva puntualmente che le ricerche che venivano promosse da Federambiente, dalle aziende, facevano la valutazione non in lire per abitante o in euro per abitante adesso, ma in lire al chilogrammo e adesso in euro a tonnellata. Al che io domandavo, ma scusate, ma è la tonnellata di rifiuto che paga la Tari o il cittadino che paga la Tari? Perché è chiaro che la valutazione in euro a tonnellata o in lire chilogrammo premia i sistemi più dissipativi, quelli dove si producono più tonnellate, perché divido per più tonnellate, ma questo non è decisamente virtuoso, no? Cioè, semplicemente, sai, così facciamo risultare meno euro a tonnellata, produciamo tante tonnellate, però il cittadino, porco cane, deve pagare poi per gestire e smaltire tutte quelle tonnellate, no? Monza 172 lire al chilo e Brescia 145 lire al chilo, cioè, con la valutazione in costo per unità di peso, Brescia sembra più virtuosa, ma semplicemente perché produceva più peso di rifiuto, semplicemente per questo. Va bene, andiamo avanti. Ora, a voi sorgerà spontanea la domanda, ma come mai due situazioni socio-economiche simili, Brescia e Monza, hanno una tale disparità di produzione di rifiuti? E qualcuno potrà avere l'intuizione. Il porta a porta è più educativo, c'è anche questo, ma il fattore educativo non incide per il 20-25% del totale del rifiuto. C'è dell'altro, guardate un attimo, in genere si dice produzione dei rifiuti è proporzionale al tenore di vita, più siamo ricchi più produciamo rifiuti, già questa cosa qua mi fa venire qualche crampo allo stomaco, no? Ma c'è la dimostrazione visiva che non è detto che sia così. Guardate un attimo questo grafico che raccoglieva i dati, era di qualche anno fa, ma mi interessa, qualitativamente vale ancora il ragionamento. Emilia-Romagna e Toscana, regioni relativamente sviluppate, l'Emilia-Romagna più della Toscana, con alte produzioni specifiche di rifiuto, più di 600 kg abitante anno, attualmente in alcune province dell'Emilia-Romagna, Reggio Emilia, e quasi in tutta la Toscana si va verso gli 800 kg abitante anno di produzione specifica di rifiuto, 800 kg abitante anno. Poi ci sono regioni come Lombardia e Veneto, e non mi si dirà che sono regioni povere, che hanno una produzione specifica di rifiuto tra 450 e 500 kg abitante anno. Cos'è che fa la differenza? La differenza la fa il fatto che in Emilia-Romagna e in Toscana ci sono sistemi basati sulla cassonettizzazione, almeno c'erano, perché l'Emilia-Romagna prima, più che altro l'Emilia, la Romagna c'era e continua ad andare avanti a cassonetti perché deve alimentare gli inceneritori, però la parte emiliana, Parma,
Piacenza, Reggio Emilia stanno progressivamente andando verso il porta a porta. In Toscana, fortunatamente, abbiamo la Lucchesia, grazie all'esempio di Capannori, che è andato verso il porta a porta. Tutta la zona dell'Empolese, gestione Publiser, sono andati tutti quanti sul porta a porta. Nel resto della Toscana c'è ancora la larghissima prevalenza della cassonetizzazione. Vogliamo avere l'evidenza visiva degli effetti scellerati della cassonetizzazione? Provincia di Lucca, fine anni 90, un aumento anno su anno della produzione di rifiuto di circa il 2%, fisiologico, già per me è patologico l'aumento del rifiuto, noi vogliamo ridurlo, dice fisiologico l'aumento del 2% del rifiuto. Poi 1998-99 e 99-2000 c'è un aumento di circa il 10% anno su anno. Qua è patologico, evidentemente. E a che cosa è dovuto? Al fatto che in quel periodo vengono introdotti dei cassonetti stradali, e questi cassonetti stradali danno volume capace di accogliere anche il rifiuto industriale, che non è il rifiuto urbano. Non dovrebbe essere raccolto nel servizio pubblico di gestione del rifiuto urbano, ma c'è un luogo facile dove andare a conferire del rifiuto da parte del sistema industriale. E questo è patologico. Che cosa accade quando si tolgono i cassonetti e si passa al porta a porta? Quello che è successo a Capannori. Questo 20% in più viene riassorbito. Cioè c'è la riduzione del 20% del totale del rifiuto, già semplicemente per la deassimilazione di quello che era impropriamente assimilato. E questo dimostra e dà la giustificazione di quella differenza del 20% tra uno e l'altro sistema. Va bene, Milano l'abbiamo già visto, questi sono i risultati di Milano, 90 kg abitante anno, sono 130.000 tonnellate di organico che attualmente vengono raccolte a Milano. Però l'altra cosa interessante è questa qua, ecco, attenzione perché anche oggi parlando con qualcuno di voi che mi riportava quelli che sono i risultati dell'introduzione del porta a porta su questi territori, a volte ci sono lamentele concentrate o diffuse. E quando parte un nuovo sistema io determino dei nuovi comportamenti, e questi nuovi comportamenti rendono alcuni più contenti e alcuni più scontenti. L'effetto distorsivo è che chi è contento non lo dice. Chi è scontento telefona al sindaco, manda la lettera ai giornali, fa le interviste in TV, eccetera, eccetera, eccetera. È giusto che ci sia la segnalazione del disagio, perché ci consente di prendere nota di quelle che sono le criticità del sistema. Però bisogna sviluppare un'altra consapevolezza, cioè che la maggioranza della popolazione è favorevole al sistema. E questo è stato l'esito anche nella situazione, se vogliamo, più complicata di tutte, una situazione metropolitana come Milano. Milano, 1.400.000 abitanti, densità abitativa tra le più alte d'Europa, indagine di soddisfazione dell'utenza fatta dall'ISPO di Mannheimer, non da degli artigiani, no, ma da gente che scientificamente sa gestire indagini di soddisfazione dell'utenza. Il 79% dicono che il sistema lo considerano efficiente, poco efficiente il 6%, per nulla efficiente l'1%. Ma noi dal 95 che facciamo indagini di soddisfazione dell'utenza, l'area del dissenso è sempre inclusa tra il 5 e il 10%. E ripeto, è giusto che ci sia l'area del dissenso e che ci segnali le criticità, il disagio, perché noi possiamo annotarle e troviamo delle soluzioni specifiche. Ma partendo da quella self-confidence, da quell'ottimismo di sapere che la stragrande maggioranza della popolazione è contenta. Quindi quando vi dicono, ah, ma poi determino obiezioni, disagi e quant'altro, no, vai tranquillo, vincerai anche le prossime elezioni. Quindi se siete all'opposizione in consiglio comunale non andate a proporgli il porta a porta, ecco, sostanzialmente. Bene, questioni costi, no, vi volevo un attimo, siccome ritornano carsicamente a galla questi temi, ma la raccolta differenziata costa troppo. Anche qua, quando si fa parlare l'oggettivazione statistica del dato, le evidenze sono di segno contrario. Questo è il risultato, è il diagramma di sintesi della ricerca ufficiale fatta dalla Regione Lombardia su 1547 comuni, quindi una base statistica assolutamente valida, 10 milioni di abitanti, 1547 comuni, con i comuni raggruppati per classi percentuali di raccolta differenziata, da meno del 20% a più del 70%. Bene,
Vi rendete conto che non c'è nessuna evidenza del fatto che all'aumentare della raccolta differenziata aumenta il costo in euro per abitante anno, anzi il contrario, c'è la diminuzione. E c'è una diminuzione soprattutto dovuta al fatto che io comprimo fortemente la parte blu delle barre, che è il costo di trattamento e smaltimento, perché faccio meno riferimento a inceneritori e discariche, più riferimento a impianti di compostaggio e soprattutto al sistema CONAI, dove non devo pagare una tariffa di conferimento ma ho degli introiti. Quindi la cosa conviene, sta diventando il principale fattore di promozione della raccolta porta a porta. Quali sono i motivi? Va bene, questi sono i motivi per il contenimento dei costi, la riduzione dei tempi unitari di prelievo, cioè il fatto che usiamo dei secchiellini anziché dei bidoni ogni volta che c'è l'abitazione monutenza, per cui sono 20 secondi per il prelievo dedicato ad ogni singola utenza, anziché il minuto e mezzo, due minuti che ci vogliono per il prelievo meccanizzato del bidone. Ed è il motivo principale della insufficiente ottimizzazione operativa dei sistemi centroeuropei. Con la raccolta congiunta umido-verde devo usare il bidone, devo dare più volume, poi durante tutta la stagione invernale il bidone è semivuoto, ma mi devo fermare lo stesso a raccogliere perché c'è dentro lo scarto di cucina. In più devo usare il compattatore perché lo scarto di giardino deve essere compresso, altrimenti trasporto aria. Mentre invece se raccolgo da solo lo scarto di cucina posso usare i veicoli a vasca al posto dei veicoli a compattazione, che costano molto di meno. E quindi posso intensificare la frequenza di raccolta, perché il singolo giro di raccolta non mi costa così tanto come se dovessi usare un compattatore. In più le riduzioni di frequenza del secco, della raccolta del secco residuo. Se raccolgo bene l'umido, a quel punto posso raccogliere il secco residuo non più tutti i giorni come è la tradizione operativa al sud, ma magari due volte a settimana, al nord una volta a settimana, addirittura nel consorzio Contarina ormai raccolgono il secco residuo, guardate la spezzata blu che è quella relativa all'ultimo anno di indagine, quello è il numero medio di prelievi di secco residuo per ogni nucleo familiare, su famiglie rispettivamente di un componente, due componenti, tre componenti. Cioè, come si legge questa cosa? Che il single, ormai sul consorzio Contarina, grazie alla buona intercettazione dell'organico e alla tariffazione puntuale, per cui tu paghi per il numero di volte che esponi il secco residuo una volta ogni 4 mesi, 3 volte all'anno. La famiglia da pubblicità, papà, mamma, bambino o bambina, 4 persone, una volta ogni 2 mesi, un po' meno di una volta ogni 2 mesi, sostanzialmente. Però vedete a quanto si sta arrivando, cioè la riduzione progressiva della raccolta del rifiuto residuo. Solo che rispetto a questo, ecco, la cosa importante, parlando del Contarina e degli effetti indotti dalle strategie rifiuti zero, anche in termini occupazionali, questa si è modificata da sola. Ok. Allora, fino ad adesso abbiamo parlato di percentuali di raccolta differenziata. Io però mi trovo progressivamente a disagio a parlare di percentuali di raccolta differenziata, perché se contasse solo la percentuale di raccolta differenziata, allora a quel punto è chiaro che non promuoverei l'acqua dal rubinetto perché mi toglie vetro plastica dalla percentuale di raccolta differenziata, e non promuoverei il compostaggio domestico perché mi toglie organico dalla percentuale di raccolta differenziata. Noi però sappiamo che il rifiuto migliore è quello che non viene prodotto. Quindi noi abbiamo bisogno di una nuova metrica, di un nuovo parametro che mi tiene dentro gli effetti sia della riduzione che della raccolta differenziata. E questo parametro deve essere il quantitativo di rifiuto residuo a valle di tutti i percorsi di riuso, raccolta differenziata, riciclo e compostaggio. Cioè, quanti chilogrammi abitante anno di rifiuto ti rimangono da smaltire? Al Contarina, 50 comuni, 530.000 abitanti, quindi un'area vasta che corrisponde più o meno alla provincia di Taranto. La provincia di Taranto sono circa 600.000 abitanti. Loro sono 530.000 abitanti, un'unità di programmazione come sarebbe la provincia di Taranto. Sono a 50 kg abitante anno di rifiuto residuo. 50 kg abitante anno. Il che vorrebbe dire per la provincia di Taranto solamente 30.000 tonnellate all'anno. Certo, 30.000 tonnellate è sempre un numero che fa paura, no? Ma se lo rapportate a quello che produce attualmente la provincia di Taranto, che saranno forse 200.000 tonnellate o qualcosa di questo genere, e vi rendete conto di quanta sia ancora lunga la strada da percorrere e dove si può arrivare. Ma c'è la cosa più importante anche nell'ottica degli effetti occupazionali indotti dall'economia circolare e quant'altro. Recentemente il capoluogo Treviso, che fa 100.000 abitanti,
si è unito al Contarina e anche lì hanno introdotto il porta a porta, sostituendo il sistema precedente che era un sistema ibrido di raccolta di prossimità con larga prevalenza della cassonettizzazione. Hanno introdotto il porta a porta, sono arrivati all'86% di raccolta differenziata e a 62 kg abitante anno di rifiuto residuo. Però guardate un attimino gli effetti economici ed occupazionali. Costo totale pro capite diminuito da circa 100 euro a circa 93 euro abitante anno. Quindi c'è stato un risparmio netto. Ma contestualmente il numero del personale addetto alla raccolta differenziata è passato da 58 a 84. Quindi l'effetto di sintesi è stato che io ho ridotto il costo complessivo di gestione del sistema e contestualmente ho spostato il peso specifico del costo del sistema dal costo d'uso dell'ambiente, una discarica, o dal costo d'uso del capitale, un grande impianto di incenerimento in cui gli devo pagare gli ammortamenti per i capitali anticipati e quant'altro, a remunerazione di posti di lavoro. Remunerazione di posti di lavoro. Una città di 100.000 abitanti che ha aumentato di circa 25-30 unità il numero di posti di lavoro dedicati semplicemente al servizio di raccolta differenziata. Poi c'è tutto l'indotto sulle attività di riciclaggio e compostaggio e lo vedremo adesso. Avete da farmi delle domande su questa parte relativa alla raccolta differenziata? Che adesso torniamo alle attività di riduzione, riprogettazione e quant'altro. Prego. Due domande volevo farti. Prima hai parlato a proposito dell'umido, della raccolta dell'umido, di sacchetti biodegradabili. Sì. Ti riferivi per caso ai biocompostabili? È sinonimo. È sinonimo. Se rispettano lo standard europeo. Sì, forse mi stavi facendo la domanda in proposito, dimmi pure. Sì, sì, appunto, voglio dire, qual è la differenza tra i due? E poi, quant'è il bacino minimo di utenza per avere un impianto di compostaggio aerobico? Allora, biodegradabile e compostabile, secondo lo standard di certificazione europeo, sono sostanzialmente sinonimi. C'è uno standard europeo che è l'N13432, alla cui definizione ho partecipato in rappresentanza delle associazioni ambientaliste europee. È uno standard serio, affidabile, tant'è vero che anche gli altri sistemi di certificazione extraeuropei, tipo ASTM che invoga in Nord America e quant'altro, si stanno adeguando allo standard europeo. C'è stato in Italia il problema dei cosiddetti ossodegradabili, materiali tipo ECM, forse più in Campania che in Puglia, ma un po' in tutto il sud Italia stavano pascolando in lungo e in largo dicendo si degradano anche questi, costano di meno. Costano di meno perché sono fatti sostanzialmente di polietilene con alcuni fillers, alcuni riempitivi biodegradabili. Quindi che cosa succede? Che si degrada quel poco di biodegradabile che c'è dentro e il polietilene si frammenta. E loro dicono lontan dagli occhi, lontan dal cuore. Io che sono agronomo, figuratevi se posso accettare una cosa di questo genere, che il suolo diventi recettore di polietilene per l'eternità, no? Quindi la cosa è stata tenuta fuori dal sistema di certificazione europeo e in Italia c'è stato anche un processo, loro sono stati condannati dall'autorità per le comunicazioni, pratiche commerciali scorrette e quant'altro. E, tra l'altro noi sapete che siamo stati il primo paese europeo ad adottare un divieto totale sugli shopper in plastica, in polietilene, i normali shopper usa e getta, e con l'obbligo di usare o le borse riutilizzabili, quindi borse di plastica sopra un certo spessore che le rende riutilizzabili, o i sacchetti biodegradabili certificati secondo lo standard europeo N13432. Il tasso di sostituzione in questo è stato di circa il 50% con borse riutilizzabili, che ci rende contenti perché siamo per il riuso, e il 50% con gli shopper biodegradabili, che ci rende ugualmente contenti perché lo usano prima come shopper e poi come sacchetto per la raccolta differenziata dell'organico. Adesso altri paesi europei stanno venendo a ruota, tipo la Francia, l'Austria, che vogliono adottare una strategia analoga e così via. L'altra domanda era? L'utenza minima. Ah, da zero ad infinito. Da zero ad infinito. Nel senso che il compostaggio ha questa grandissima ricchezza. Parliamo di impianti industriali. Sì, industriale, il limite di profittabilità è quello che ti consente di pagarti uno stipendio, sostanzialmente. Però, guarda, il compostaggio ha questa grandissima versatilità. Se io mi metto nell'ottica dell'interesse pubblico, cioè il comune che vuole attivare la raccolta differenziata, ne stavo parlando con i ragazzi che sono venuti dal Salento, no? Dicevano, ma il nostro comune ha fatto partire la raccolta differenziata dell'umido ma non c'è l'impianto di compostaggio. E io gli ho detto, guardate che potete intanto avere un approccio tattico
con impianti piccoli e modulari di questo tipo, tipo i biocontainer o i comunistati cerati. Il singolo modulo di biocontainer è da 2.000 tonnellate all'anno, quindi un impianto che serve un bacino da 20.000 abitanti. Però in realtà ultimamente ci sono ditte che producono anche il singolo container, non i quattro container associati, ma il singolo container per circa 600-700 tonnellate all'anno, quindi per il comune di 6.000 abitanti, 5.000-6.000 abitanti. Al di sotto di quello si può ancora andare. Si può andare ad esempio con le compostiere elettromeccaniche, quelle svedesi o americane, adesso ci sono anche i produttori italiani che le producono e quant'altro. C'è il problema dal punto di vista amministrativo che le compostiere elettromeccaniche, e io lo dico se ci fosse qualcosa, cioè è chiaro che uno dice, beh, allora intraprendo io in questo senso, no? Cioè, compro una compostiera elettromeccanica e poi la metto a disposizione del comune. In realtà la cosa sta ancora in un'area grigia dal punto di vista normativo, perché se tu tratti lo scarto altrui e c'è un trasferimento di proprietà dello scarto, interviene la necessità di registrare e monitorare l'iniziativa. Perché non solo l'Italia, che è il paese dei Totorrina e non solo dei Vincenzo Sansonetti e degli Enzo Favorino, no? Io sono più vicino a Totorrina, a dirla. No, però è malizia applicata a uno scopo virtuoso. Ma in tutta Europa il razionale delle direttive è che se c'è un trasferimento di proprietà dello scarto, allora potrebbero intervenire intenzioni deteriori e quindi devo controllare il sistema. E nel caso della compostiera collettiva è proprio questa la fattispecie, cioè c'è la singola famiglia che non si fa il compostaggio da sola e quindi è ovviamente interessata a farlo bene perché poi lo userà nel proprio orto, ma lo porta un altro che potrebbe avere l'interesse a massimizzare il profitto facendo il compost male, prendendo le tariffe di conferimento o facendosi pagare dal comune. Questa cosa dovrebbe essere sanata, cioè nonostante ci sono le compostiere elettromeccaniche, c'è a Capannori una vicino al comune di Capannori, ce n'è una a Cuccaro Vetere che ha totalmente dismesso la raccolta differenziata dell'organico perché dice a tutti i cittadini portate il vostro organico alla compostiera comunale. Sono compostiere da 20 tonnellate all'anno, per dire, no? Quindi Sì, funzionano, cioè fanno tutto loro, tu metti dentro l'organico, ti dicono solamente in alcuni casi di prendere una palata di cippato, loro ti è un po' come le stampanti, no? Le stampanti non costano niente, poi ti vendono la cartuccia, no? Che costa più della stampante, in quel caso ti vendono anche il cippato, ma il cippato te lo puoi fare pure tu. Però prendi la palata di cippato da miscelare con lo scarto di cucina, perché sapete che ci deve essere una certa miscelazione tra materiali proteici e materiali carboniosi, il marrone e il verde devono essere miscelati bene e così via. E, ripeto, dal punto di vista normativo la cosa non è codificata, la cosa che sta intervenendo è la bozza del collegato ambientale alla legge di stabilità che ha un articolo dedicato a questa cosa e che dice che le iniziative di piccola dimensione fino a 80 tonnellate all'anno possono essere gestite con sola dichiarazione di inizio attività, una comunicazione sostanzialmente alla provincia o alla regione, dichiarazione di inizio attività, purché l'organico provenga solamente da quel comune, cioè venga individuata come un compostaggio di collettività. Questa è la cosa, però allo stato attuale non è ancora legge, non è ancora legge. C'è questa cosa che sta venendo avanti e potrebbe dare il là a tutta una serie anche di attività a livello locale, a magari cooperative di ragazzi che si mettono d'accordo, dicono, offrono al comune, ok, gestisco io la piazzola. Tenete presente che le economie però sono sempre al limite di queste cose, perché quella macchina costa 20.000 euro. Sì, o anche di più, cioè la macchina a 20 tonnellate anno costa 20.000 euro, per cui se fate un piano d'ammortamento, già semplicemente l'ammortamento incide 100 euro per tonnellata. Poi dovreste inserire i costi energetici, le manutenzioni, la manodopera eventuale, la cosa dirimente è la manodopera, perché se io devo pagare un intero stipendio, più probabilmente posso pagare un part-time. E se devo aggiungere 40.000 euro di lordo, costo lordo del lavoro, inclusivo di tredicesima TFR e quant'altro, mi sballa tutti i calcoli, mi incide per 200 euro a tonnellata. Dall'altro punto di vista c'è da dire che loro dicono, va bene, ma io con questo sostituisco non solo il costo di conferimento all'impianto di compostaggio industriale, ma anche il costo di raccolta, perché a quel punto non devo più andare in giro a raccogliere l'organico, dico alla gente mi portate qua l'organico. Funziona solamente se tutti quanti ti portano l'organico, però. Posso dire, visto che stanno per
far entrare in funzione questa compostiera elettromeccanica in un comune vicino al mio. Sistemi di finanziamento, però secondo me un po' troppo allegri e poco meditati, devo dire la verità. Loro riscontrano dei problemi proprio per garantire poi le specifiche del compost che viene fuori, quindi hanno dei problemi per il compost fuori specifica che poi il più delle volte dovrebbe andare in discarica. Questo non lo so quale sia il problema in specifico che no, loro perché rilevano. Dicono che le compostiere elettromeccaniche non hanno per esempio un trituratore, quindi non ci può finire effettivamente di tutto, nel senso che parte della frazione organica tipo ossa, quelle cose non ci devono andare. Sì, ma quello non è un problema dal punto di vista del rispetto dei limiti di qualità del compost. Il rispetto dei limiti di qualità del compost potrebbe essere o un problema di inquinanti, metalli pesanti, però mi sembrerebbe strano se comunque proviene da un circuito di raccolta differenziata. Oppure potrebbe essere un problema... Anche mancanza dello strutturante, voglio dire, perché loro dovrebbero poi il cippato, come hai detto tu, sì, dovrebbero quindi procurarsi il cippato per metterlo. Guarda, siccome dovrei avere più informazioni per esprimere un giudizio, io devo dire che so che la Regione Puglia ha stanziato dei fondi su queste cose. Non lo so, ho dei sentimenti un po' miscelati, perché tra l'altro, avendo stanziato i fondi, quando ancora la normativa non è chiara, e allora è chiaro che le buone intenzioni si miscelano con quelle pessime. Cioè, una volta che c'è una normativa abbiamo un sistema monitorato e quindi sappiamo che solo gli uomini e le donne di buona volontà fanno certe, almeno dovrebbe essere così, no? Però ho comunque un sistema monitorato, lo stato attuale non è così. E quindi sono un po' a disagio rispetto a questa cosa. In effetti è un impianto di quasi 100.000 euro che sta fermo. Cioè è stato 100.000 euro per 98.000 fare cosa? Euro per questa compostiera elettromeccanica, ha finanziato la Regione. Ma qual è la compostiera? Comune di Binetto, la compostiera l'ha realizzata, mi pare, la Coseco. Che non conosco, probabilmente l'hanno fatta apposta per in quel caso lì, sì, hanno fatto un progetto specifico per quella cosa. Bene, ciao Vincenzo. Sì. No, ecco, io vi ho espresso quelle che sono attualmente i caveat, no? Cioè le note di attenzione, perché ci sono ancora delle cose che non sono ben specificate. Torniamo alle nostre esperienze rifiuti zero. Posso farti un'altra domanda? Prima, parlando appunto dei vari passi della strategia rifiuti zero, hai parlato della tariffazione puntuale, però non l'hai messa. Ce l'ho adesso. Nella partenza contestuale con il porta a porta. Sì, normalmente io dico vale la pena di fare prima sedimentare il porta a porta e poi introdurre la tariffazione puntuale, perché quando il comportamento di responsabilizzazione biunivoca, un contenitore, un caseggiato, si è sedimentato, allora a quel punto posso applicare il meccanismo di incentivazione economica, altrimenti ho... No? Però posso dirti che da noi, almeno dalle nostre parti, dove è partito il porta a porta, anche in comuni piccoli, quello che si verifica è il conferimento in campagna dei rifiuti. Quindi piuttosto che semplicemente già col porta a porta? Sì. Allora, la mia idea è quella di far partire quindi da subito la tariffazione puntuale, così si ha però un la tariffazione puntuale potrebbe massimizzare poi i comportamenti dei rifiuti. No, ma però così hai un monitoraggio su ogni singola utenza, per appunto verificare se conferiscono, se hanno dei conferimenti ragionevolmente bassi. Sì, no, guardate, allora da questo punto di vista si tratta di fare della buona ingegneria contabile, nel senso che quando introduco la tariffazione puntuale non è tutta parte variabile, cioè c'è una parte fissa e una parte variabile. Il razionale operativo della parte fissa è che tu comunque mi devi pagare i costi incomprimibili del sistema, perché sia che tu mi esponi il rifiuto, sia che non mi esponi, io devo comunque passare. Quello fa parte del servizio di igiene urbana. Poi c'è lo spazzamento, la manutenzione delle aree cimiteriali e quant'altro. Quindi la parte fissa ci deve essere. La parte fissa, ad esempio, al Consorzio Contarina l'hanno determinata in relazione al numero dei componenti. E dicono, in relazione al numero dei componenti, la parte fissa presuppone che tu almeno conferisci un numero di volte che è uguale al numero dei componenti della famiglia più uno, quindi il single almeno due volte all'anno, io te lo tasso comunque, la famiglia di tre persone almeno quattro volte all'anno, io te la tasso comunque. Poi c'è la parte variabile, che è quella incentivante, ed è chiaro che se la parte variabile è abbastanza incentivante promuove il comportamento virtuoso,
Se eccessivamente incentivante, promuove il comportamento deteriore. In altri termini, se l'incentivo è di qualche euro, allora tutti stanno attenti. Se è di qualche decina o centinaia di euro, allora tutti vanno in campagna. Però io vi assicuro, noi facciamo nel 2002 una ricerca per la Commissione europea sulle economie del sistema di gestione dei rifiuti, incluso anche una ricerca sulla tariffazione puntuale. E c'era l'evidenza statistica che l'introduzione di sistemi di tariffazione puntuale, se ben progettati e ben gestiti, non comportavano un aumento dello smaltimento illegale abusivo. Cioè, d'altronde, lo smaltimento abusivo di rifiuto soprattutto artigianale c'è oggi, quando non c'è la tariffazione puntuale anche, no? Tu stesso me lo stavi confermando questa cosa. Quindi non è colpa della tariffazione puntuale. Sì, 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 esatto. Sì. Se ci sono delle anomalie di conferimento, tu le identifichi subito. Esatto. Quindi non hai 10.000 utenze da controllare, ma bensì puoi focalizzare la tua attenzione su alcune utenze che hanno appunto queste anomalie, che ne so, non conferiscono per 3-4 volte la plastica, non conferiscono quindi anche il secchio grigio. Quindi può individuare da subito quali potrebbero essere i potenziali conferitori, sì, delle campagne. In genere basta il monitoraggio del rifiuto residuo, perché è solamente sul rifiuto residuo che si, sì, applica la parte, ma variabile. Quello, ma se, certo, vuoi anche un controllo incrociato, devi, certo, fare anche, no, sulle, il altre principio, frazioni. Il principio è quello ed è condivisibile, certo. Sì, sì. Sì, alcune volte viene introdotta contestualmente la tariffazione puntuale all'introduzione del porta a porta. Nella stragrande maggioranza dei casi invece viene fatta in due tempi diversi. Prima si fa consolidare il sistema del porta a porta e poi si introduce la tariffazione puntuale. Sono scelte politiche che dipendono anche da come l'amministrazione sente di avere bene il controllo del territorio o meno. E allora forse vale la pena di farlo. Va bene, comunque, ora, cosa rifiuti zero genera anche come effetti? Questo qui è il caso come effetti imprenditoriali, come iniziative. Il caso di Effecorta. Primo negozio senza imballaggio a livello nazionale. Tra l'altro in internet negli ultimi mesi è girata più volte, e poi internet ha questa capacità iterativa di ricircolare più volte la stessa notizia, no? Parte da un punto, lo vedi transitare al tuo orizzonte, poi dopo due mesi ritorna sul tuo orizzonte e dice: a Berlino nasce il primo negozio senza imballaggi. Vero, ma il primo in Germania, non il primo in assoluto. Loro sono venuti in Italia a imparare da Effecorta. Li ho ricevuti io, mi ricordo, li conobbi in una conferenza che feci a Berlino 2 anni fa, e loro mi dissero: possiamo venire in Italia, vogliamo vedere l'esperienza di Effecorta. Dove è nata Effecorta? A Capannori. Perché è il contesto che crea poi anche l'iniziativa imprenditoriale, cioè il fatto che ci sia un comune che adotta il porta a porta, che vuole massimizzare le strategie di efficientamento della gestione delle risorse, che introduce dei sistemi di tariffazione puntuale per cui ti faccio pagare in relazione al quantitativo di rifiuto che conferisci, ha determinato l'attenzione e l'interesse per punti vendita senza imballaggio. Che cos'è Effecorta? È un punto di vendita che prevede 60 contenitori a caduta per granaglie piuttosto che pasta di piccola dimensione e quant'altro. Ci sono 60 spillatori per i liquidi, sia liquidi alimentari che detergenti, liquidi per pulizia di casa piuttosto che per pulizia personale, e una 50ina di contenitori a cesto, quindi barattoli, cesti e quant'altro, formaggio piuttosto che insaccati, biscotti, eccetera, eccetera, eccetera. Tra l'altro è stata accoppiata la cosa anche a una politica chilometro zero, cioè cercando la valorizzazione di quelle che sono le produzioni tipiche locali, perché poi vi rendete conto che quando c'è una certa sensibilizzazione al tema ambientale, allora c'è una buona commistione del tema rifiuti zero con il tema chilometro zero. Ripeto, loro hanno aperto il primo punto vendita a Capannori, nel 2008-2009, non mi ricordo. A Milano da 2 anni hanno aperto il secondo punto vendita, c'è il terzo punto vendita che ha a Ferrara.
Da loro ha preso esempio anche Negozio Leggero, che è un'altra catena che si sta diffondendo. Adesso in Germania c'è questa Original Unverpackt, cioè il negozio originale senza imballaggi, e si stanno diffondendo queste esperienze in giro per l'Europa e per il mondo. La questione della tariffazione puntuale ci sono diversi approcci per gestire il sistema della tariffazione puntuale. È chiaro che quando io dico ti faccio pagare in relazione al quantitativo che mi produci, la prima cosa che attira l'attenzione è pesiamo. Ci sono i sistemi a pesatura, anche in Italia, soprattutto in Alto Adige, perché loro tradizionalmente e storicamente vedono a quello che avviene al di là del Brennero. E siccome in Austria da tempo usano i sistemi a pesatura, allora anche loro hanno cominciato a usare i sistemi a pesatura con diverse criticità, sia di tipo tecnologico. Vi potete immaginare una strada in pendenza, il sistema a pesatura non sempre ha la calibrazione ideale, no? Ma poi ci sono dei temi legati anche all'ottimizzazione dei comportamenti del cittadino, nel senso che se io ti faccio pagare in relazione al peso che mi conferisci, allora la famiglia che produce poco rifiuto, che è virtuosa, mi espone il rifiuto anche quando è pochissimo. Tanto vengo tariffato a peso, però magari mi espongono 200 grammi di roba e io sono costretto a fermarmi, a dedicargli dai 30 secondi al minuto per raccogliere quei 200 grammi di roba. La cosa moltiplicato per n famiglie determina un'amplificazione dei costi operativi del sistema. Quindi in realtà in Italia si stanno diffondendo molto di più i sistemi a volume o a frequenza dell'esposizione, in realtà quelli a frequenza, che possono essere il sacco prepagato, cioè io ti raccolgo il rifiuto residuo solamente se raccolto in certi sacchi che sono distribuiti presso il comune, presso la piattaforma ecologica, presso i punti vendita del paese, e il costo del sacco non è solo il costo della plastica di cui è fatto, ma il costo della gestione del rifiuto che ci sta all'interno, oltre che della gestione di tutte le spese generali di gestione del servizio di igiene urbana. L'altro sistema può essere il sacco con strumenti identificativi, quindi non è un sacco prepagato, è a consuntivo che io determino la contabilizzazione della bolletta di gestione dei rifiuti che espongo alla famiglia. Possono essere con identificativi a radiofrequenza, l'RFID e quant'altro, oppure il sistema dei comuni dei Navigli avevano dei codici a barre, però la cosa era evidentemente più faticosa dal punto di vista operativo, perché col lettore ottico per ogni sacco, invece col sistema radiofrequenza basta montare delle antenne sui mezzi di raccolta, si butta dentro il sacco, le antenne ti rilevano l'RFID del sacco che è messo lì dentro, e significa un sacco in più di quel nucleo familiare. Ma per farvi vedere gli effetti di questo tipo di sistemi, questo è il caso di Lissone, lo riporto perché è un comune demograficamente analogo a Massafra, cioè un comune di 40.000 abitanti, tra l'altro è una zona molto densamente popolata dal punto di vista abitativo, perché vedete in quel caso, ecco l'abbiamo scritto, sono circa 5.000 abitanti a chilometro quadrato, siamo ancora in zona periferica di Milano e dintorni. In questo caso si è usato il sacco con l'RFID, la situazione preesistente prevedeva circa un 63-64% di raccolta differenziata, raccolta del rifiuto urbano prevalentemente con circuiti porta a porta, presso sia utenze domestiche che utenze non domestiche per tutto il mondo dell'assimilato, chiaramente, no? Cioè ristoranti, pizzerie, alberghi, piccoli punti vendita, non certo i grandi insediamenti industriali per i quali è rifiuto speciale per definizione, e che a Brescia invece continuano a mettere nei cassonetti perché c'è il cassonetto a disposizione. Raccolta del rifiuto urbano residuo mediante sacchi a perdere. Questo è precedente all'introduzione della raccolta differenziata, della tariffazione puntuale, scusate. Più la raccolta differenziata multimateriale con raccolta combinata plastica, lattina e carta mediante sacchi a perdere, in quel caso perché il sacco e non il bidone, perché il sacco prevede il prelievo manuale e questo minimizza il tempo e i costi della raccolta, evidentemente. L'anno 2012 c'era circa il 65% di raccolta differenziata. Ora, questa era la situazione pre-introduzione della tariffazione puntuale. Ricordatevi, 65% di raccolta differenziata, quindi un 35% di rifiuto residuo, circa un terzo del rifiuto, e all'interno del rifiuto residuo c'era ancora un 33,4% di materiale di imballaggio riciclabile
e un 18-19% ancora di scarto compostabile. Il totale di materiale ancora recuperabile era più del 50%, circa il 52%. Nel 52% del 35% era circa un 18% ancora del totale di rifiuto urbano che era sfuggito ai circuiti di raccolta differenziata. Dopo l'introduzione del sacco, le percentuali di materiale riciclabile e compostabile nel rifiuto residuo si sono ridotte rispettivamente al 24% e al 10%, quindi dal 52% del rifiuto residuo si è scesi al 34% del rifiuto residuo, che era materiale ancora riciclabile. Però attenzione, in un rifiuto residuo che si è andato restringendo, cioè il rifiuto residuo non era più a questo punto il 35% circa, ma la raccolta differenziata è aumentata di 12 punti percentuali, è andata al 76%, quindi il rifiuto residuo è diventato il 24%. Quindi, siccome un terzo del rifiuto residuo è ancora materiale riciclabile e compostabile, un terzo del 24% è l'8%, cioè si è scesi da circa il 18% di materiale ancora riciclabile e compostabile riferito al totale del rifiuto urbano, che non veniva catturato, a solamente l'8% del rifiuto urbano che non viene catturato dai circuiti di raccolta differenziata. Quindi vi rendete conto che è un altro grande contributo alla ottimizzazione, alla massimizzazione delle performance del sistema. E vi avevo promesso alcune considerazioni sull'analisi del rifiuto residuo. Il caso delle capsule da caffè è stato solo uno dei tanti casi, perché abbiamo lavorato anche poi sulle scarpe riciclabili, la questione dei pannolini su cui stiamo lavorando, vi ho già detto, no? Il progetto Lavanda, i ragazzi che si sono messi insieme, hanno fatto la cooperativa per servire 20 scuole dell'infanzia nel contesto bolognese, adesso stanno estendendo i loro servizi anche al caso delle famiglie. E il fatto è questo, che facendo l'analisi del rifiuto residuo, che ripeto ancora una volta, è l'architrave del concetto rifiuti zero, perché consente il superamento dell'economia lineare per andare verso l'economia circolare, cioè verso la riprogettazione, grazie proprio al feedback che mi deriva dall'analisi del rifiuto residuo. Di cosa ci siamo accorti a Capannori? Che arrivando a Capannori a circa 82-83% di raccolta differenziata, nel rifiuto residuo trovavamo soprattutto capsule da caffè. Tra l'altro con un ritmo di crescita, che grazie alle performance attoriali di George Clooney e collegati, un ritmo di crescita del 15% all'anno questo settore, 15% all'anno. Ma anche qua, siccome non è che vogliamo dire se tu hai la macchinetta del caffè automatica in casa, allora non sei più mio amico. No, non è questo il nostro approccio. Diciamo, va bene, cerchiamo di fare in modo che la capsula venga resa riciclabile e o compostabile. Perché nella capsula da caffè vi rendete conto che c'è una parte riciclabile, che è la capsula in polipropilene, o nel caso della Nespresso la capsula in alluminio. Nell'uno e nell'altro caso va o sul circuito della plastica o sulla filiera dell'alluminio. E poi c'è una parte compostabile che è il fondo di caffè. Accidenti, è un materiale eccezionale per fare compost il fondo di caffè. Anzi, sul fondo di caffè, proprio attorno in collegamento con il centro di ricerca rifiuti zero di Capannori, c'è un ragazzo in gamba come Antonio Di Giovanni, agronomo di Firenze, che ha sviluppato la startup i funghi prodotti sui fondi di caffè. Cioè lui dà fondi di caffè recuperati, già inseminati con le spore fungine, e semplicemente in n giorni poi vengono fuori i miceli che poi dovete semplicemente bellamente raccogliere e per poi farvi una bella zuppa di funghi piuttosto che per condire lo stufato o quant'altro. Però penso che di questo vi parlerà poi in dettaglio anche Patrizia Losciuto domani, nel suo intervento di domani. Allora, sul caso delle capsule di caffè, noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo mandato una lettera ai principali produttori nazionali che sono raggruppati nell'AIPAM, Associazione Italiana Produttori Agroalimentari, e gli abbiamo detto, cara Lavazza, Nespresso, Kimbo, eccetera, 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 rappresentiamo una comunità che ha adottato un programma rifiuti zero. Siamo già arrivati all'85% di raccolta differenziata, nel rifiuto residuo troviamo tantissime capsule di caffè. Vi volete prendere la responsabilità di questa cosa? Oppure la prossima lettera la mandiamo al Corriere della Sera? Ci hanno chiamato il giorno dopo. Ho detto no, vogliamo incontrarvi e discutere con voi, vedere che cosa fare. E sono nati
una serie di progetti, cioè adesso c'è tanta inventiva che sta andando avanti su queste cose. Uno l'avete visto anche sul report, si chiama degli esposti, che è quello che ha detto la capsula commestibile. In realtà è una capsula fatta in pasta di cellulosa, commestibile, cioè non è saporita oggettivamente, però è compostabile. A quel punto sia la capsula che il relativo contenuto possono andare sul circuito della raccolta dell'organico, dell'umido. Oppure c'è la ecocapsula, che è una capsula riutilizzabile 100 volte, quindi la butti una sola volta e soprattutto anche quell'ultima volta la puoi svuotare, metti il fondo di caffè nella pattumierina dell'umido e la capsula nella plastica deve andare sul circuito di riciclaggio con AI. Poi è chiaro che a quel punto uno potrebbe usare la macchinetta del caffè, se ce l'ha a casa, semplicemente modello bar, no? Cioè non con la capsula, ma riempiendo la presina e mettendola dentro. Però, siccome ognuno ha i suoi gusti, se vuole fare la scena con gli invitati, dice, ah, la capsula di caffè, ok, c'è quella. Un'altra è Cialdi, quest'altra qua, che usa le proprietà colloidali del caffè macinato stesso per fare una capsula autocomprimente, che quindi non ha bisogno dell'involucro esterno. Quindi si usa a mo' di cialda, a differenza, a sostituzione di quelle cialde in cui il fondo di caffè è contenuto all'interno di un involucro di carta. Va bene, il messaggio che però volevo condividere con voi, e stiamo andando verso la fine, il messaggio che volevo condividere con voi è che in questo percorso Rifiuti Zero, cioè avete avuto presente sin dall'inizio, perché ve l'ho messo in premessa, il senso della direzione, del viaggio, no? L'ho detto, Rifiuti Zero è più un viaggio che una destinazione, è però un viaggio che bisogna saper fare fino all'ultimo, fino in fondo, perché Dorando Pietri, no? Lui non ha vinto una medaglia d'oro perché si è fermato a un metro dall'arrivo. La maratona, io che fui maratoneta nella mia precedente vita sportiva, vale solamente se arrivi al traguardo. Non è che ti dicono, poi ti danno l'attestato, ha corso 42 km e 194 metri, no? Devi fare anche il 195esimo, se no non vale. La stessa cosa vale su Rifiuti Zero. Cioè, non dobbiamo mai arrenderci all'idea che ci sia qualcosa che non sia riducibile, riciclabile, compostabile, riutilizzabile. Ok? Questo qui è il principale messaggio che volevo condividere con voi. Io ho un'ultima parte sull'alternativa all'incenerimento. Però prima di quello volevo sapere se avete domande su questa parte qua. Gli edifici a più piani. E quando abbiamo dei palazzi, quando abbiamo dei palazzi da 10 piani, 15 piani, 20 piani, ecco lì come riusciamo ad attuare un porta a porta efficace? Sì, allora, l'osservazione che mi fecero quando parlai con l'assessore all'ambiente della città di Genova, non fu l'assessore, fu l'amministratore delegato della municipalizzata che mi disse, ma Genova è particolare. Ho detto, è vero, è particolare, come ogni città è particolare, ogni città è un unicum per tradizioni consolidate, per cultura locale, per condizioni abitative, si sono stratificati e sedimentati vari regolamenti edilizi nel tempo. Ad esempio a Milano, volete sapere quale fu il principale problema che ci trovavamo ad affrontare quando facevamo partire il grande ballo della raccolta differenziata porta a porta? Guardate che in realtà il primo esempio di porta a porta in situazione ad elevata densità abitativa, perché non è tanto l'estensione della città quella che importa, ma è la densità abitativa la cosa più importante. E il primo caso partì nel 1995, Cinisello Balsamo, che fa 80.000 abitanti, la maggior parte tra l'altro di origine pugliese, uno dei grandi paesoni di cintura, dove è grande immigrazione nazionale durante gli anni 60, e negli anni 60 è cresciuto da un paesotto di 5.000 abitanti è diventato di 80.000 abitanti. A spese di che cosa? A spese delle condizioni abitative. 7.000-8.000 abitanti a chilometro quadrato, assieme a Bresso, che è il comune lì vicino, è il comune a più elevata densità abitativa in Europa. Eppure partirono nel 1995 con la raccolta porta a porta. Dopodiché il porta a porta, che ha un principio sovraordinato, che è quello della responsabilizzazione della singola utenza, e in che cosa si estrinseca questa cosa? Nella corrispondenza biunivoca tra contenitore e numero civico. Non dico contenitore e famiglia,
ma contenitore numero civico. Nel caso del condominio, a volte anche nel condominio si può fare il contenitore per singola famiglia, più normalmente si fa il contenitore condominiale, nel caso specifico dell'umido. Io ad esempio vivo in appartamenti a schiera, un paese di piccola dimensione, medio piccola, 6.000 abitanti, noi abbiamo due bidoni collettivi per la raccolta dell'umido, ognuno quando il proprio secchiellino sotto lavello è pieno prende il sacchetto e lo mette nel bidone collettivo. Però siamo responsabili di quei bidoni e se qualcosa non va, il servizio di igiene urbana si rivolge a noi, no? Anche col sistema della tariffazione, in realtà tariffando sul singolo sacco di rifiuto residuo e con i conferimenti ridotti, cioè, ma vi rendete conto di che cosa è diventato il paesaggio urbano sul territorio del Contarina? Con l'esposizione media che ormai è 5 volte all'anno. Loro ogni giro di raccolta che hanno ridotto a una volta ogni 15 giorni, perché non c'era bisogno di andare in giro ogni settimana a vedere pochi, uno qua, uno due chilometri più in là, l'hanno ridotto ad una volta ogni 15 giorni. Eppure hanno un tasso di esposizione al rifiuto residuo che ormai è il 10% delle utenze. Quindi anche nei condomini loro si possono permettere di avere il contenitore per la singola abitazione familiare, no? All'interno del singolo condominio. Poi però questo principio di responsabilizzazione va declinato differentemente a seconda delle differenti condizioni abitative. Faccio alcuni casi. Milano ha la tradizione del portierato. Ah, scusate, vi stavo dicendo qual fu l'effetto critico a Milano, il fattore critico a Milano quando attorno al 95. E noi a Milano avevamo i regolamenti edilizi che prevedevano le canne di caduta. Voi non avete mai avuto quell'obbrobrio da queste parti, meno male, eh? Meno male. Sapete che cos'è la canna di caduta? Avete dei cugini, dei parenti a Milano, non avete mai visto questo obbrobrio? Cioè che dal tuo piano apri uno sportello e per gravità butti il tuo rifiuto. Quella è la cosa più distante dalla responsabilizzazione. Bene, noi ci ponemmo da subito il problema e con la provincia, perché non era un problema solo della città di Milano, ma di tutti i comuni dell'area milanese, convincemmo l'ASL a fare un'ordinanza che chiedeva la chiusura delle canne di caduta per i problemi sanitari, in modo che la gente non desse la colpa alla raccolta differenziata. Diceva, perché oggettivamente c'è un problema di topi e di scarafaggi con le canne di caduta. Se tu ci butti dentro il rifiuto indifferenziato, è ancora ricco di organico, e si imbrattano, e poi come fai a pulire la canna di caduta? Puoi fare la disinfestazione un paio di volte all'anno, ma per gran parte del tempo c'è sporcizia che attira roditori, insetti, eccetera, eccetera, eccetera. C'è il problema della canna di caduta. Chiuse le canne di caduta, abbiamo eliminato il nostro maggiore ostacolo sulla strada del porta a porta. Poi a Milano qual è la condizione per il porta a porta? A Milano è molto presente il tema dei vani rifiuti in ogni stabile. Cioè, ogni stabile ha un locale destinato alla raccolta, allo stoccaggio intermedio dei rifiuti. E noi non è che abbiamo incrementato il numero di il volume complessivo del rifiuto che deve essere stoccato, semplicemente l'abbiamo suddiviso in diversi bidoni, quello per la plastica, quello per la carta, quello per il vetro, quello per l'organico e così via. Non c'è stato un affaticamento operativo da questo punto di vista. In più a Milano c'è la tradizione del portierato in gran parte della città di Milano, quindi c'è il portiere che il giorno di raccolta porta fuori la carta, un altro giorno porta fuori il vetro. In realtà a Milano hanno fatto la scelta di tenere la raccolta congiunta, cioè quando c'è la raccolta dell'umido raccolgono anche le altre frazioni, in modo che non hai una frazione ogni giorno da tirare fuori. Negli altri comuni non c'è il portierato, ma ci sono le cooperative che fanno la pulizia degli stabili, alle quali si mette in contratto anche il fatto di prendersi cura del bidone. A volte invece dicono no, non paghiamo l'extra alla cooperativa, c'è il pensionato dello stabile che dice ma guardate, anziché dare 1000 euro in più a quelli là, date 200 euro a me, mi pagate un caffè al giorno e prendo cura io di questa cosa. Ci sono questi sono accordi, patti parasociali all'interno della gestione del condominio. Torino è già diversa, nonostante venga considerata la città gemella di Milano, e per molti versi lo è dal punto di vista socio-economico e culturale, dal punto di vista abitativo è diverso. Non ci sono i vani rifiuti, ma ci sono spessissimo dei cortili interni, per cui abbiamo usato i cortili interni. Io adesso sto lavorando a Sofia con il governo bulgaro che sta introducendo le strategie di raccolta differenziata. Lì non ci sono i cortili interni, non ci sono i vani condominiali, perché per la cultura comunista classica dice tutto quello che è all'interno del condominio tende ad essere privato, no. Però hanno tanto spazio intorno.
Allora, lì la cosa più semplice è creare delle piccole gabbie, recinti metallici, in cui mettere i bidoni che stanno a corredo dei camminamenti attorno al condominio. Quindi, a seconda delle situazioni, si devono trovare delle declinazioni operative diverse del porta a porta. Però l'evidenza è che a Milano ci sono anche i grattacieli più alti d'Italia. C'è il Palazzo della Regione che è 160 metri, c'è il Pirellone che è 130 metri, ci sono vari altri palazzi che stanno attorno ai 100 metri. Lo standard urbanistico in genere sono palazzi di una decina di piani, sono i palazzi signorili del centro città, e si fa la raccolta sul 100% della popolazione. 100% della popolazione. E l'esito è quelle 130.000 tonnellate all'anno di umido separato che vi ho fatto vedere, ma soprattutto quell'80% di popolazione che ha detto di essere favorevole al sistema, no? Quindi si può fare, si può fare. Quindi parliamo delle alternative all'inceneritore? E parliamo delle alternative all'inceneritore, vediamo di fare... Anzi, dicevo, laddove c'è un comune che non appare interessato alla differenziata porta a porta, come ci si comporta noi poveri cittadini? Ma non probabilmente perché ci sono interessi altrove. E laddove ci sono interessi altrove, è la battaglia per noi comuni mortali è doppia, tripla. Allora, altri dicevano un altro sogno. Tanto onore, per non fare apologia di regime, noi diciamo certi nemici tanto onore. Certi nemici tanto onore, però nessuno vi dirà mai noi non facciamo la raccolta differenziata perché vogliamo guadagnare sull'inceneritore. Non ve lo dicono questo. Vi dicono non facciamo la raccolta differenziata perché costa tanto, non facciamo la raccolta differenziata perché la gente non la vuole, non facciamo la raccolta differenziata perché la qualità dell'umido, non facciamo la raccolta differenziata perché nel condominio non si può fare. E io oggi vi ho fornito tutta una serie di argomenti a controdeduzione rispetto a queste obiezioni. Partite intanto con la consapevolezza che già seguendo questi corsi voi ne venite a sapere mediamente di più di quelle che sono le vostre controparti istituzionali. Questa è una amara verità. Sicuro. Poi va bene, sono sicuro. Cioè, io se potessi essere contestualmente in tutto il mondo passerei il tempo a cercare di convincere gli assessori. Siccome ci sono 20 regioni, 108 province, 8.800 comuni in Italia, non posso essere, e poi abbiamo anche l'estero, Sofia, la Spagna, il Regno Unito e quant'altro. E noi viviamo di opportunità e di tanto in tanto si aprono delle finestre di opportunità, o perché c'è un nuovo sindaco, un nuovo assessore che sono consapevoli, o perché sono i cittadini che riescono a metterli in difficoltà. E allora loro, presi per sfinimento, dicono ma vabbè, ma fatemi parlare con sto cavolo di esperto, e cioè, allora basta, arriviamo noi, i medici a piedi scalzi, arriviamo e li convinciamo e gli squaderniamo davanti tutto quanto, a parte che già stasera, mettendovi a disposizione questa presentazione, voi avrete un patrimonio di argomenti preziosissimo per convincerli del contrario, o meglio per togliergli gli argomenti rispetto ai quali loro dicono non faremo la raccolta differenziata. Senti, un'altra... Poi però guardate che nella stragrande maggioranza dei casi non è malafede, cioè c'è anche la malafede a volte, ma nella stragrande maggioranza dei casi è ignoranza, che è ugualmente colposa a certi livelli di responsabilità. Però bisogna sapere che ignoranza o da benaggine dice ma ho letto che... la gente non è contenta perché hanno letto una lettera di un singolo cittadino al Corriere della Sera. Va bene, ma un singolo cittadino statisticamente, ma quanto cacchio ci conta su una popolazione nazionale di 60 milioni di abitanti? È la stessa cosa a Treviso. A Treviso c'è stato, si è costituito un comitato contro il porta a porta. Ci sono 35 famiglie dentro, su una città di 80.000 abitanti. L'assessore di Monza, quando ad agosto del 98, e mi ricordo che andavamo in giro a vedere come stava funzionando il porta a porta perché era partito a luglio, mi diceva, Enzo, siamo contenti, però porco cane, abbiamo avuto 250 telefonate nell'ultimo mese di gente scontenta. E ho detto, moltiplica quello, anche considerando che in quelle famiglie
non ci sia un dittatore, ma siano tutti d'accordo nell'essere contro il porta a porta. 250 per 4 persone a famiglia sono 1000 persone in una città di 130.000 abitanti. È da questo che bisogna partire, da questa consapevolezza, no? Gli assessori spesso a questo, i sindaci a questo non pensano, dobbiamo essere noi capaci, no? Però in maniera seduttiva, no? È chiaro che se si dice tu sei un lestofante, molti di loro magari lo sono anche, però quelle sono cose che non competono a noi, competono alla magistratura. Noi dobbiamo usare gli argomenti per coprire le aree di ignoranza rispetto, uso ignoranza non in termini dispregiativi, nel suo significato etimologico. Ignorano che può funzionare, la gente è contenta e che si risparmia. Okay? Sì, un'altra domanda. Prego. Fanciullesca, se non infantile, un sogno più che altro. Sogno mio sarebbe quello che ciascun individuo si autodistrugge, quello che produce, quello che si ritrova come rifiuti. Pensi che sia un sogno impossibile, una cosa irrealizzabile, o che almeno fantasticamente questa cosa ce la possiamo conservare? Rispondo ancora a questo o fai la chiusura formale prima? Sì, no, vabbè, allora presumo che tu la declinazione che stavi dando a si autodistrugge, si autovalorizza, no? Perché per noi è valorizzazione, non distruzione di risorse. Però sostanzialmente, ma guardate, in un'economia rurale fino a qualche decennio fa queste cose funzionavano, no? Cioè il vetro serviva per la passata di pomodoro piuttosto che per imbottigliare il succo d'uva fermentato, che da quelle parti si chiama vino. La carta la riutilizzavano dall'altra parte, poi la usavano per la stufa, l'organico facevano il compost oppure davano da mangiare a conigli e galline, la plastica non c'era e quindi ad oggi oggettivamente viviamo in una società in un profilo di consumi più articolato. Quando ci sono aree di ottimizzazione anche dei consumi, noi senz'altro ci lavoriamo per dire, ma davvero, ad esempio, per il motivo per cui io non ho bevuto quell'acqua, ho bevuto questo succo di frutta, no? Poi noi non è che possiamo fare gli psicanalisti di ogni singolo consumatore, oggettivamente. Per cui, in una società tecnologicamente complessa, può darsi che la cerchia del ricircolo a volte debba essere più larga del singolo nucleo familiare. E va bene, non è la perfezione, ma è sempre molto meglio che smaltire, è questo che io dico, no? Cioè la cosa da evitare assolutamente è lo smaltimento, che sia discarica o che sia inceneritore, e a questo ci collegheremo poi. Allora, giusto due parole per ringraziare Enzo Favoino, noi proseguiamo ancora un attimino qui tra di noi, per ricordare che domani c'è Patrizia Losciuto, vicepresidente di Zero Waste Italy, lei ci parlerà soprattutto delle start-up di impresa, nello specifico adesso oggi abbiamo fatto un inquadramento in generale della strategia rifiuti zero, di quello che significa e dell'importanza di comprendere i 10 passi, nella logica poi di capire domani invece quali sono le imprese legate al ciclo di rifiuti, al recupero e riuso della materia e quindi approfondiremo soprattutto questi aspetti. Quindi domani 9.13, 15.19, niente, giusto una parola rapida da parte della presidente dell'associazione Teresa Bosco che porta qui i saluti a tutto il gruppo che ha partecipato. Come diceva la dottoressa Lazzaro, soltanto due parole. Volevamo intanto ringraziare lei, l'ho ascoltato per un po', è molto interessante. Quello che vogliamo dire è che questi seminari rientrano in un percorso complesso avviato da Mediterraneo Consumo, la quale ha in atto in questo momento, sono attivi in Mediterraneo Consumo, dei progetti volti proprio a strategia, a favorire la strategia di consumo rifiuti zero e di avere buone abitudini per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti, per quanto riguarda queste problematiche che sono così sentite oggi da parte di tutti quanti. I progetti sono tanti, volevo elencarli, ma sarà un'altra volta. Grazie. Perfetto.